grazie, cercherò di essere breve visto l'ora. Ma vedete, io nelle mie relazioni, naturalmente non toccherò questioni politiche perché le ho già affrontate nella relazione introduttiva, nelle mie relazioni introduttive tendenzialmente non parlo dei radicali. Ma non parlo dei radicali perché per me è scontato. Ma scusate, guardate il nostro, la nostra grafica. Noi siamo un congresso che intitola il suo congresso che celebra qua 40 anni della riforma del diritto di famiglia, che dobbiamo in Italia ai radicali. Celebriamo 40 anni dalla morte di Pasolini, che sappiamo bene non essere radicale, ma quanto vicino invece essere radicali. Nella titolazione del nostro congresso noi abbiamo, come dire, celebrato la storia, che è la nostra storia ed è la storia radicale. Abbiamo Radio Radicale che da 3 giorni ci segue con attenzione, ci manda a volte in diretta, ci mette sul sito, e ringrazio Radio Radicale per il servizio che continua a fare. A certi diritti e al paese per diffondere quello che anche noi abbiamo da dire ai radicali e al paese e alle associazioni LGBT e a tutti. Abbiamo fatto un congresso che dal mio punto di vista è stato un congresso straordinariamente radicale. Siamo andati come ricordava Leonardo, a pescare uno studioso dalla Nuova Zelanda che ci venisse a ricostruire la storia radicale, come la storia radicale si inserisce nella storia del paese addirittura sino all'Ottocento, e quanto questa storia sia stata fondamentale per il paese. Abbiamo visto come noi radicali siamo anche in grado, anche qui inserendoci nella nostra tradizione, di andare al di là dei confini nazionali. Io francamente non avverto l'esigenza di dire, di entrare nei dettagli del rapporto con i radicali. Noi siamo radicali, punto. Certo, il rapporto poi nel quotidiano è difficile, ci si fa i dispetti, noi sappiamo qual è il livello del dibattito radicale sui nostri temi, che è francamente agghiacciante, perché Enzo, io le cose ridicole che tu hai sentito tra i liberali, francamente le ho sentite anche tra i radicali, quindi non è che proprio. Ma ci si fa i dispetti, abbiamo un credito di 2.800 euro che non riusciamo ad esigere dal transnazionale. Il nostro ruolo stesso come soggetto costituente ogni tanto continua a venire messo un po' in discussione. Io non ho tempo da perdere sul mettermi a, come dire, a rispondere ai dispetti. Non è importante, noi siamo radicali, quello che dico non lo dico io, il fatto che siamo radicali lo dimostra questo congresso, lo dimostra il rapporto che Certi Diritti ha tutti gli anni quando appunto va in tutta Italia e trova persone straordinarie come Giusinibbi, associazioni come quella di Arezzo, come quella di Napoli, come quella di Milano, come quella di Firenze, come quella di tutte le città dove siamo andati e abbiamo trovato compagni e compagne che hanno permesso la realizzazione di congressi radicali di Certi Diritti, senza i quali e senza le quali non avremmo potuto fare questi congressi, e che dimostrano che
noi siamo radicali, perché senza i compagni e le compagne sul territorio che danno, non solo tra l'altro durante i congressi, ma durante tutto l'anno, perché poi le attività noi le facciamo grazie ai compagni e alle compagne radicali sul territorio. Io francamente, se poi qualcuno all'interno dei radicali questa cosa non la vede o gli viene da fare il dispettuccio, ma va bene, ma non è un problema, ce li facciamo anche all'interno di certi diritti, a volte dispetto, magari siamo un pochino più simpatici nei rispetti che ci facciamo, però non è quello il problema. E siamo radicali, consapevoli di quello che siamo, pagando anche il prezzo che paghiamo. L'ha ricordato Enzo, all'estero, anche in Ilga Europe, quanto è stato, cioè non siamo stati accolti in Ilga Europe a braccia aperte, proprio perché c'era la diffidenza di questo soggetto tutto strano che ma non è proprio LGBT, perché c'è questa parola radicale, ma allora chi sono? Ah, ma sono quelli che però in Italia si sono alleati con Berlusconi, ah, ma sono quelli che, insomma. Eppure siamo riusciti a confermare un'elezione, siamo riusciti ad essere apprezzati per il lavoro che facciamo, perché poi di fatto quando il mostro radicale, che è un po' come il mostro gender, no? Lo conosci, poi ti accorgi che in realtà un mostro non è. Esatto. Sul dire, Enzo come al solito ci sollecita con temi importanti, è partito dal dire, io quando lo sentivo pensavo che volesse dire che dovevamo togliere la parola radicale, invece ha concluso dicendo che dovevamo scioglierci in un soggetto radicale. Noi certi diritti, che è radicale, quindi non vedo perché non si debba definire come tale, ad ogni congresso offre di sciogliersi. Noi ci offriamo di scioglierci in un soggetto radicale, in un soggetto LGBT, siamo come la tradizione radicale un soggetto che è a scadenza, perché non è che dobbiamo per forza perpetuare la nostra esistenza fine a se stessa. Se ci sono spazi e situazioni nelle quali la nostra azione da radicali può essere svolta in maniera più utile al paese, dove ci sono spazi per fare politica, ebbene noi siamo i primi a dire va bene, forse allora lo strumento, perché è uno strumento, certi diritti può essere accantonato perché troviamo spazio, le nostre politiche trovano spazio in una in un soggetto radicale più ampio, che include che in una valutazione più ampia dei soggetti radicali, che vedono anche altri soggetti che trovano meglio sviluppare le loro politiche concrete in un soggetto altro, oppure i soggetti LGBT che decidono di trovare, l'abbiamo sempre detto, anche questa non è una novità, dare oltre che avere per fare coalizioni, ci diceva Marco, e Enzo ci pungolava anche su i radicali, cioè sull'essere presenti sui radicali. Io non credo che noi non siamo stati presenti, questo sarebbe un diminuire lo straordinario lavoro che un leader della nostra associazione, Leonardo, ha fatto e continuerà a fare, presumo, in tutti i consessi radicali. Non ultimo, riconosciuto anche da Riccardo, al congresso di radicali italiani, dove con un lavoro che poi si è tradotto nelle due righe conclusive della mozione, ma che è stato un lavoro proprio millimetrico, costante, di presenza nel congresso, di relazioni umane e costanti nei comitati, non solo nella quotidianità della presenza di Leonardo a Roma, a Torre Argentina, che ha permesso di ottenere questo successo straordinario, perché è la prima volta, come ci siamo detti, che Radicali Italiani inserisce in mozione generale il tema del matrimonio egualitario.
mozioni particolari ne sono sempre state fatte, grazie a Sergio Rovasio, grazie a Gigliola Tognollo, quando è stata rappresentante di certi diritti nel Comitato di Diritti Radicali Italiani. Anche io sono stato rappresentante di certi diritti nel Comitato di Radicali Italiani. Nicolino Tosoni, che ha sempre avuto un ruolo straordinario, ma da ben prima di certi diritti, di portare le tematiche a noi importanti. Meriti. E noi però siamo quello che siamo, lo diceva Leonardo, il nostro direttivo è fatto di tante persone, ma tante persone che sono volontarie, che hanno un lavoro, che hanno altri impegni in altre associazioni, spesso e volentieri radicali, che hanno impegni istituzionali radicali, e non possiamo fare tutto. Quindi abbiamo pensato nella organizzazione e nella economia del tempo limitatissimo che abbiamo di dividerci un po' i compiti. Leonardo sta a Roma, è un leader dell'associazione che in quanto tesoriere rappresenta l'associazione politicamente, alla stessa stregua del segretario, e il segretario che sta a Milano, allora Leonardo ha tenuto i rapporti in maniera più stretta con i radicali in questa fase, io li ho tenuti in maniera più stretta con il movimento LGBT in questa fase, perché questi sono i due fronti sui quali ci muoviamo per cercare di portare i nostri temi radicali da una parte, i nostri temi LGBT dall'altra, e per portare comunque quella capacità che abbiamo appunto di mediare, perché si deve mediare in casa radicale, come si deve mediare nel movimento LGBT, si deve cercare di facilitare un processo che è quello di appunto smussamento delle diffidenze, delle diversità che ci sono dappertutto. Quindi io credo che quello che noi abbiamo fatto sicuramente non è abbastanza, perché per carità ci sarebbe ben altro da fare, però è quello che è stato possibile fare. Non è stato possibile fare di più perché? Perché c'è un problema di numero di militanti, e qui Enzo ha molta ragione, c'è un problema però anche di responsabilità di ciascuno di noi. Perché noi, io non lo so quanto le iniziative che potremo mettere in campo quest'anno, necessariamente più politiche, riducendo il budget che abbiamo e investendo di più in azioni politiche, porteranno di sicuro a distinzioni. Noi abbiamo quest'anno comunque organizzato un tour di presentazione del libro di Martel in tre città d'Italia, che è anche un'iniziativa oltre che politica, che in qualche modo a Milano è andata benissimo, nelle altre città è andata bene, ha riempito sale, ma questo non si è tradotto in iscrizioni. Quindi quello che io voglio dire è che sì, le iniziative politiche le dobbiamo fare non principalmente per avere iscrizioni, ma perché servono al paese le iniziative politiche. Ma se vogliamo tradurre queste iniziative politiche in iscrizioni, occorre che il giorno stesso dell'iniziativa politica noi ci mettiamo a prendere gli indirizzari, poi contattare queste persone. Ma chi lo fa? Chi lo fa? Perché se poi siamo i soliti tre, è chiaro che non ce la facciamo farla questa cosa. Ma anche se siamo i soliti 5-6, e allora tutti noi dobbiamo prenderci la responsabilità di questa associazione e dire: vabbè, io questa cosa la faccio. Certo, e mi rendo conto, è noioso stare lì a prendere l'indirizzino, stare lì a fare. Sì, è noioso, e è una cosa che non possiamo fare solo in tre. Quindi il punto sta in questo, e sta nell'organizzazione, non solo e non tanto nel numero di attivisti, ma
nel numero di attivisti responsabili e nell'organizzazione che riusciamo a darci. Ma le due cose vanno insieme, perché abbiamo provato quest'anno anche a darci una organizzazione, a dire, vabbè, allora facciamo che tu fai questo, tu fai quell'altro, tu fai quell'altro, però poi questo cade un po' nelle difficoltà che ciascuno di noi in quanto volontario ha, perché poi alla fine ci troviamo a fare 10.000 altre cose. E questo è un cane che si morde la coda, non riusciamo ad uscirne, perché se siamo volontari è perché abbiamo un budget basso, ma perché abbiamo un budget basso magari non riusciamo ad intercettare alcuni fondi che non riusciamo, altri non riusciamo a intercettare perché siamo radicali, e poi perché non abbiamo il tempo per investire nel fare i progetti, perché poi fare i progetti non è una cosa che si fa in due minuti. Se decidiamo di andare, l'abbiamo provato con il Gay Europe, se decidiamo a fare in 3, 4, 5, 6, 10 volontari che siamo a fare un progetto, vuol dire che non facciamo attività politica, perché occupiamo, quindi dobbiamo anche fare delle scelte. E quindi il punto è, chi è qui al congresso, chi ci ascolta da Radio Radicale, ci tiene a certi diritti, lo ritiene uno strumento utile, allora si iscriva, allora venga e ci offra la sua disponibilità. Ma anche noi, perché io mi sono anche trovato nella condizione a volte di dire, oddio, viene qualcuno, ci dice, io sono qui e non so cosa fargli fare, perché non ho il tempo, non sono riuscito a trovare il tempo di pensare di organizzarmi in maniera tale da mettere a frutto la disponibilità delle persone. Questo è un compito che il prossimo direttivo si deve dare, ma è un compito che dobbiamo prenderci, di cui dobbiamo prenderci la responsabilità tutti insieme. Chiudo però con una nota positiva, perché quando parlavano Gigliola e il compagno di cui mi sono dimenticato il primo, Antonio Giuseppe, scusami, io ho pensato, no, quanta energia ci mettiamo nelle coalizioni a cercare di... ma ho pensato alla straordinarietà di certi diritti, perché noi di fatto la coalizione la incarniamo, noi nel direttivo abbiamo intersezioni, abbiamo il comitato per i diritti civili delle prostitute, abbiamo la CGIL, abbiamo presentato qui un rappresentante dei liberali internazionali che intravedevo l'insofferenza di Gigliola nel sentirlo, cioè noi riusciamo a tenere insieme delle realtà veramente composite, veramente diverse, su una base, su una piattaforma sostanzialmente di laicità, di pragmatismo, di laicità, di concretezza, che con le difficoltà, Gigliola stessa ci diceva, a volte non ci troviamo d'accordo, a volte abbiamo, ma abbiamo quel rispetto tra di noi, quella trasparenza, quella schiettezza, appunto quella laicità che contraddistingue anche i nostri rapporti interni, che forse dovrebbe essere guardata con più attenzione da tanti altri soggetti LGBT radicali che potrebbero veramente imparare, perché all'interno nostro noi già, ho sentito un leitmotiv, no, della Casa Radicale, noi, la nostra organizzazione interna prefigura quello che potremmo fare al governo. Noi non abbiamo l'ambizione come certi diritti di andare al governo, perché no? Perché siamo un'altra cosa, ma davvero credo che con tutti i limiti e i difetti che ho appena illustrato, però abbiamo anche quello che diceva Gigliola, veramente quella capacità umana di rispetto reciproco, di trasparenza e di laicità, che permette di tenere insieme realtà veramente composite e diverse e di creare quella coalizione di fatto che nel paese, di cui il paese ha bisogno, e che cerchiamo poi di andare a seminare anche in altri lidi. Grazie. Grazie a tutti.